già lo interessa, intristisce il ritratto come categoria della natura morta. Il giglio e l'unicorno che eccedono i confini dello stemma. Ne rimane solo campo bianco, il filato, misura di ombra, la miseria di tremare per l'astratto, per quanto già andato, profilo sottratto. Il mattino della sete è il primo giorno mariano di pliche bianche, dove, come in solarizzazioni di un solo profilo, vetro della donna, a lasciare calco negativo le vesti, i fotogrammi, si versano e scambiano, es luz. Torce così, voce che rileva pietrisco dal nero del fondale. Continua a mancare una madre nella parte d'acqua della storia. Vero è che da un lato è l'ombra, la prima a essere stata fonte per l'iridescenza. Allora, ringraziamo Marco Giovenale che ci ha appena detto due testi. Da due le sue ultime pubblicazioni maggiori, cioè Shelter, pubblicato per Donzelli nel 2010, e La casa esposta, uscita per Le lettere di Firenze nel 2007. Lo ringraziamo per aver accettato l'invito ad aprire questo piccolo spazio di indagine sulla poesia contemporanea, indagine a tutto campo che si proporrà di instaurare uno spazio di dialogo e di incontro con gli autori contemporanei e abbiamo voluto iniziare, diciamo, aprire questo spazio proprio con uno dei poeti che abbiamo ritenuto essere una delle voci più ormai definite e importanti del panorama attuale. Ci ha fatto molto piacere che abbia scelto di leggere da entrambi i libri perché in effetti, entrambi questi libri, Shelter e La casa esposta, ci sono sembrati estremamente legati, estremamente interagenti tra di loro. E in effetti, io volevo iniziare questa piccola conversazione con te, Marco, parlando proprio, insomma, con una piccola osservazione che riguarda il problema degli spazi che vengono rappresentati in questi due libri. Il problema dei luoghi proprio fisici, che poi attraverso il tuo trattamento così particolare diventano anche luoghi psichici, luoghi della mente. Cioè, in Shelter, la clinica, perché come penso che poi ci dirà più diffusamente Marco, è un libro che ha al centro, proprio come luogo della rappresentazione, un universo medico-clinico quasi concentrazionario. E invece per quanto riguarda la casa esposta, la casa appunto, che non è così onnipervasiva come avviene per la clinica in Shelter, ma comunque è un luogo, un fulcro intorno a cui girano molti dei testi che tu hai proposto con questo libro. Ecco, la cosa che in realtà ci aveva così catturato ad una prima lettura era come questi luoghi avessero uno statuto estremamente ambiguo nei tuoi testi. Cioè, non sono luoghi così saldamente perimetrati da permettere una distinzione tra ciò che è interno e ciò che è esterno a questi luoghi. Sono luoghi quindi che, piuttosto che costituirsi su questa opposizione, permettono agli opposti dell'interno e dell'esterno di comunicare incessantemente. Ecco, così, in prima battuta, come una prima chiave d'accesso al tuo immaginario di scrittore. Volevo chiederti perché hai sentito la necessità come scrittore oggi, cioè nel nostro presente, di dare ai tuoi libri una geografia, oppure forse sarebbe il caso di dire una topografia così incerta, così ambigua. Di che cosa ci parlano questi spazi così continuamente interagenti gli uni con gli altri, senza che si possa dare un confine saldo tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori? La domanda è molto bella, coinvolge anche l'architettura della casa che in sé è sempre ogni libro. E sicuramente è un tema anche fortemente politico, l'architettura è politica per statuto. Diciamo che una cosa a cui
una delle varie cose a cui mi permette di fare riferimento a questa domanda è proprio è questa che sto per dire, per cercare di definire anche, mi colpisce perché in questo momento ci sto riflettendo, mentre facevi la domanda mi rendo conto che di fatto una degli elementi di connotazione più forte della società contemporanea o comunque del sistema anche di segni in cui siamo immersi, da cui siamo bersagliati, è virtuale, però è uno spazio poroso e permeabile nelle due direzioni per eccellenza, che è appunto lo spazio della rete. Sono sicuramente come autore molto presente in rete, ma di fatto poi i libri cartacei fanno riferimento e sono traccia di un ferimento anche, e anzi, principalmente sostanzialmente fisico, reale, concreto, materiale. E quindi casa intesa proprio come spazio abitativo reale, non come home page, ma come home. E Shelter è forse come libro tra i più recenti, probabilmente il più significativo, dà traccia di questo stato di cose già dal titolo, perché shelter significa in realtà sia appunto riparo, quindi luogo che definisce una situazione di pellicola di difesa, pellicola che è anche intesa nel senso di film su cui viene proiettata una parte significativa e significata di propria vita, e sia anche però gabbia e quindi prigione. E credo che questo in qualche maniera attenga alla vita un po' di tutti noi, cioè al fatto di essere costantemente alla ricerca di un banalmente riparo e trovarci però in qualche maniera anche invischiati come una gabbia, come una prigione. Shelter in inglese vuol dire anche canile, vuol dire anche ospizio, quindi vuol dire tutta una serie di cose che di fatto si trovano a essere contraddittoriamente inquadrabili come strutture di difesa e di protezione. Titolo La casa esposta, forse questo è addirittura testualizzato facendo esplodere un unico termine in due, grazie all'analisi e non la sintesi proprio dell'inglese, grazie all'analisi dell'italiano, perché la casa è la casa e quindi abbiamo un'idea di guscio, però è esposta e di conseguenza abbiamo l'esposizione, che anche lì di nuovo fa riferimento anche a una esposizione di carattere fotografico, tant'è che parte assiale del libro è una sezione di fotografie che non ha titolo e che rappresenta, che cerca di essere foto dopo foto una sorta di messa in sintagma di un lungo discorso su una distruzione oggettiva reale. Appunto, qui non c'è niente di virtuale, ci si trova di fronte, nel caso di Shelter, a situazioni di sofferenza, di reclusione, di malattia psichica, di difficoltà personale, di difficoltà vissuta in maniera mediata, perché anche difficoltà altrui qui ricodificata. Nel caso della casa esposta ci si trova di fronte a un evento di lunga durata, in alcune recensioni è stato chiamato un trasloco, ma un po' improprio, perché è stato un vero e proprio scasamento durato circa un anno, e di dimensioni non descrivibili, perché appunto uno spostamento di una quantità di oggetti impressionanti, di una casa che era appunto il luogo di difesa, di vita per una famiglia che per 30 anni era stata appunto in quel luogo, spostata e appunto esposta in quel modo per la durata di un anno, non poteva trovare una descrizione, di fatto non l'ha trovata, perché il libro poi si costruisce in un altro modo, magari poi dirò. Poteva trovare appunto soltanto delle parole, dei lessemi, dei frammenti in immagini. E quindi c'è una parte significativa del libro che per certi aspetti ne costituisce, starei per dire, il cuore, che è appunto costituita dal non verbale, proprio perché non è verbalizzabile, una serie di eventi di distruzione fisica, non di distruzione soltanto, ma anche interiore. Quindi sorta di fotografia correlativo oggettivo, ma non è neanche un correlativo, è oggettivo, sono proprio oggetti, accumuli, masse di materiali, luoghi che sono stati luoghi affettivi, disintegrati e sversati verso l'esterno,
e portati a essere loro malgrado, e malgrado anche chi viveva questa situazione, una specie di appunto allegoria per una condizione di scasamento e di inappartenenza più generale. Spogliazione totale anche della memoria. Sì. E c'è questo un risarcimento memoriale nel testo? No. Non è possibile alcuna. No, ecco, hai detto bene. Rifugio. Hai detto bene, non sono memorie, cioè non sono foto fatte per ricordare, sono foto fatte paradossalmente per dimenticare quello che si sta fotografando.